Democrazia svenduta a pochi euro, 25 o 50 per un voto. Sarebbero migliaia quelli barattati dal sistema criminale che, secondo l'accusa, ha interferito nelle elezioni comunali di Bari e della vicina Valenzano nel 2019, a distanza di pochi mesi. I portatori di voti erano diventati lo staff, nelle parole intercettate di Francesca Ferri, consigliera comunale di Bari, arrestata insieme al compagno e figura centrale delle indagini. A sponsorizzare la sua candidatura con una lista civica di centrodestra era stato Nicola Canonico, due volte consigliere regionale, imprenditore edile e attuale presidente del Foggia Calcio, arrestato per corruzione elettorale. Era lui, secondo l'accusa, a garantire la copertura economica per il pagamento dei voti. A casa sua, le riunioni dell'associazione di cui faceva parte anche il compagno della Ferri. Quest'ultimo è ritenuto l'anello di congiunzione con la criminalità organizzata, legato da un rapporto di credito e usura a Salvatore Buscemi, capoclan della famiglia originaria di Palermo, che ormai da anni dominerebbe a Valenzano, forte dell'affiliazione al clan Parisi tramite il Bicillo. Gli interessi mafiosi si sarebbero saldati con gli appetiti elettorali della Ferri e del compagno nelle elezioni del 2019 a Valenzano, già sciolto per mafia 2 anni prima. Comune che poco più di un mese fa è stato nuovamente commissariato dopo le dimissioni di 10 consiglieri su 16. Esiste un'associazione a delinquere di stampo mafioso, intervenuto anche nei meccanismi democratici delle votazioni in sede comunale. Questo è grave perché va a alterare il processo democratico.